Buonasera, un saluto ai presenti e ringrazio per l'invito alla trattazione di questa tematica Chiesa e Cultura a Reggio e nel Reggiano. Io avrei pensato di articolare questo tema che mi è stato affidato attraverso cinque punti, tre dei quali più attenenti all'arco temporale compreso nella pubblicazione dei primi due volumi e semplicemente un accenno sempre della tematica Chiesa e Cultura, è presente poi in altri contributi, tra cui quello del professor Grasselli con Ferrari, sui Gesuiti per quanto riguarda i volumi ancora in fase di pubblicazione. Quindi Chiesa e Cultura a Reggio e nel Reggiano. Il primo punto, faccio inizialmente una brevissima sintesi dei punti, poi darò qualche sviluppo. Primo punto, la Chiesa ha sempre avuto, la Chiesa delle origini, una cura primaria per l'istruzione e la cultura. Nella sua concezione educativa l'istruzione è un bene fondamentale. Da qui la teorizzazione della scuola per tutti, anche per laici e donne, è del tutto gratuita. Secondo punto, la rinascita carolingia è anche una rinascita culturale e della scuola. Tracce, per quanto labili, si rilevano nella Chiesa reggiana, anche se una più accentuata rinascita è visibile a partire dall'età matildica, con il fiorire delle abbazie reggiane, della riforma cluniacense, il rilancio delle pievi, che comprendevano anche le scuole per i fanciulli, come vedremo, la nascita a Reggio di un rinomato e anticipato studium a direzione vescovile, a cui è stato fatto già qualche accenno. Da questo periodo le documentazioni attinenti l'impegno della Chiesa reggiana nel promuovere lo studio, anche quello laicale a indirizzo civile, quindi non solo la preparazione dei candidati al sacerdozio, si fanno sempre più frequenti. Attestazioni di una scuola di lettere e una di arti si ritrovano ad esempio nel cartolario dell'Abbazia di Marola, documentazione presente nell'Archivio di Stato di Modena. Donizone di Canossa e il Vescovo Eriberto, come periodo di Vescovato 1140-1146, sono esempi di interessi culturali diversi che ritroveremo ancora nei Vescovi dei secoli XIV e XV. Terzo punto, esperti docenti di diritto attestano una cultura del diritto romano anche nel remoto contado reggiano. Il riferimento è a Sichelmo, maestro reggiano di diritto giustinianeo, nell'XI secolo. Anche qui qualche accenno è già stato fatto. Questa insigne scuola di diritto presente a Reggio, ante litteram. Punto quarto. Il tradizionale quanto puntuale interesse della Chiesa per la cultura si evince nei secoli della modernità nella missione didattico-pedagogica e culturale dei padri gesuiti. A Reggio e nel Reggiano, nei propri collegi, scuole e università. Il cui argomento appunto sarà sviluppato soprattutto nella prossima pubblicazione del volume terzo. E come capitolo quinto, in riferimento ai secoli ancora successivi, quindi proseguendo verso l'età contemporanea, un saggio appunto del prorettore Luigi Grasselli, oggi qui presente, in collaborazione con l'ingegner Giorgio Ferrari, che sarà compreso nel quarto volume di questa storia della diocesi, presenterà una serie di profili, schede, dei personaggi insigni in campo scientifico nei secoli XVIII e XIX nella diocesi di Reggio Emilia e il loro inquadramento nel contesto socioculturale, diversi dei quali hanno saputo coniugare il proprio status di ecclesiastico con quello di scienziato. Allora, tornando alla prima tematica, quindi un po' la Chiesa delle origini, il periodo più antico, il dovere dell'insegnamento chiede alla Chiesa il dialogo con la cultura del luogo e del tempo nei quali essa vive, rivolgendosi a tutti, persone di cultura e persone analfabete, con lo scopo di far crescere ogni fedele. Per questo, nella prima vera e propria scuola della Chiesa che si conosca, aperta ad Alessandria d'Egitto ai primi del secolo III e affidata al giovane Origene, si elabora la teologia, ma partendo dal confronto con quel complesso di idee, conoscenze, scienze e tecniche che vanno dalla grammatica, alla letteratura, alla matematica, alla musica, alla filosofia naturale, alla metafisica. Scienze per le quali la Chiesa si basa dapprima sulle scuole pubbliche, come vediamo ad esempio nella vicenda culturale di Agostino.
In un secondo tempo introdurrà lo studio di tali discipline nei suoi curricula, allorché la scuola pubblica si erge a difesa del paganesimo. In generale, afferma Joseph McCormick, l'influenza della scuola pubblica andrà decadendo con la lenta decadenza delle istituzioni pubbliche a partire dal secolo IV. E dopo la caduta dell'impero e il conseguente disfacimento dell'organizzazione municipale, il compito dell'istruzione pubblica passerà alla Chiesa e alle scuole come una eredità di fatto e come era successo anche per altre istituzioni di natura politica e civile, quindi nel passaggio. La storia delle istituzioni scolastiche ricorda le scuole vescovili come la prima risorsa culturale delle città, soprattutto nei tempi più tristi delle invasioni barbariche che succedono alla caduta dell'impero. I primi problemi nascono con l'estendersi della Chiesa nei pagi e nei vici, dove nemmeno l'organizzazione pubblica aveva mai previsto scuole di lettere. La Chiesa deve provvedere a istituire lei stessa delle scuole di alfabetizzazione, nelle quali l'approccio alle lettere si accompagna alla formazione della vita cristiana. La consuetudine di iniziare l'istruzione dalla puerizia e di aprirla a entrambi i sessi procede dalla convinzione che la cultura sia fonte e origine della purezza della fede, della santità dei costumi, della pubblica tranquillità e della felicità dei cittadini. Citazione da Richard, Analysis Conciliorum, tomo IV. Nell'infanzia educata la Chiesa vede quindi il domani del suo e della società. A tal proposito si può citare in specifico il 59esimo canone arabico del Concilio di Nicea, che probabilmente comunque è posteriore alla data del Concilio, che risale al 325. Cito, e la scuola diventa una tra le prime preoccupazioni dei cori episcopi, ovvero di quei presbiteri che, per incarico del vescovo, avevano la responsabilità di visitare e gestire le comunità ecclesiali lontane della città. Quindi parliamo dell'istituzione di nuclei di scuole, di centri appunto di istruzione, non più solo in città, ma in vici e pagi. E avevano perciò anche il compito di prepararne i quadri ministeriali, così ci attesta il canone anzidetto. Quando il corepiscopo esce in visita alle chiese e ai monasteri della sua giurisdizione, veda se i fratelli e le sorelle sono pochi. In tal caso raduni gli anziani dei villaggi e li esorti, legga loro le sacre scritture, richiami alla loro memoria i precetti divini e preghi tutti coloro che hanno figli e figlie di affidargliene alcuni. Il corepiscopo li prenda con sé, li educhi con l'istruzione e con la preghiera, poi imponga loro le mani, li benedica, li costituisca ministri, ciascuno secondo la sua vocazione, e le distribuisca fra tutte le chiese e i monasteri, disponendo che vengano eruditi e formati in modo che diventino dei buoni chierici. La prescrizione di Nicea viene ripresa poi dal Concilio di Vaison nell'anno 529 e dopo 2 anni da quella di Toledo, che chiede a tutti i presbiteri, responsabili delle chiese rurali, di far scuola a un congruo numero di adolescenti, anche tenendoli in casa propria, per trasmettere loro la formazione culturale e spirituale necessaria ad accedere al sacerdozio. Si direbbe dunque scuola solo per i futuri sacerdoti, ma una clausola di Vaison prescrive di lasciare ai ragazzi libertà di scegliere anche la vita matrimoniale o laica. Chiarissime tracce dell'infanzia vescovile di formazione culturale e spirituale del clero reggiano le ritroviamo nella Vita Sancti Prosperi Episcopi et Confessoris, riferibili se non proprio all'età del santo, appunto da uno studio del primo volume viene collocato nel V secolo, 461-483, quindi se non proprio questi elementi desunti dalla sua vita, se non sono da collocare all'epoca in cui il santo visse, ma almeno all'VIII. Emerge nello scritto il riferimento a una periodica riunione del clero per l'aggiornamento nello studio della parola divina e delle discipline ecclesiastiche che prosegue e tiene viva la formazione iniziale effettuata nella scuola vescovile. Vi si può rilevare ancora l'esistenza di uno scriptorium al quale il vescovo si rivolge per la compilazione di memorie o libri liturgici.
coeva all'origine del monachesimo è la tradizione dello studio e dell'insegnamento all'interno delle comunità cenobitiche, quindi passiamo a un altro polo, quindi il polo culturale presente nei monasteri, accanto a ognuna delle quali è una scuola in cui i fanciulli o le fanciulle vengono avviati allo studio della grammatica, della poesia, della retorica e della storia. Benedetto da Norcia apre il monastero di Montecassino nel 529, stesso anno a cui fa riferimento il concilio precedentemente citato. Della formazione culturale delle donne, quindi l'altro elemento, non sono messe da parte, quindi le donne per la loro formazione culturale fanno riferimento ai monasteri femminili, anche lì in un doppio percorso, o quello che le porterà poi a professare i voti all'interno dell'ordine o altre scelte. Tra il V e l'VIII secolo è soprattutto il monachesimo che salvaguarda le grandi conquiste culturali del passato in campo non solo letterario, ma anche tecnico e scientifico. La formazione della ragione e dell'erudizione accompagnano il cammino di fede del monaco. Cultura ed erudizione contraddistinguono poi Colombano e le attività del monachesimo irlandese. L'abbazia fondata a Bobbio, quindi, torniamo nel territorio reggiano, dallo stesso San Colombano, nel 614, ha avuto riverberi anche all'interno delle istituzioni ecclesiali reggiane. Dedicazioni di chiese allo stesso San Colombano, a San Leonardo, ne legittimano l'ipotesi, nonché il fatto che le vie di comunicazione, a cui si accennava anche prima, fra Bobbio e Roma, passavano proprio per il territorio reggiano. Si ricorda il viaggio di San Bertulfo e le sue vicende presso Bismantova. Attraverso l'attività degli scriptoria, delle biblioteche monastiche e vescovili, la Chiesa diventa ancora di salvezza nella stessa cultura pagana, riuscendo a dialogare anche con le popolazioni barbariche. Si veda la vicenda di Cassiodoro con i Goti, di Isidoro di Siviglia e di Beda il Venerabile in seguito. Testimone di questa spinta a risalire dalle angustie provocate dal decadimento barbarico è un altro concilio, il concilio di Clovenshaw dell'anno 747, che gli storici inquadrano nei prodromi del rinnovamento culturale carolingio. Il canone settimo, in sintesi, il canone settimo di questo concilio, dice che preso atto di una situazione di generalizzata negligenza nello studio della sacra scienza, che fin dalla più giovane età di chierici, monaci e monache viene proposta alle vanità e alle vuote glorie del momento, si chiede di ripartire dalle scuole dei fanciulli, insegnando fin dalla più tenera età l'amore per le sacre discipline, irrinunciabilmente accompagnato ad una sicura alfabetizzazione latina. In tale invito si può anche leggere un richiamo alla gratuità dell'insegnamento dal momento in cui si ribadisce l'obbligo della scuola per i fanciulli. Non stranamente, dunque, proprio dall'Anglia del Concilio di Clovenshaw, Carlo Magno fa venire Alcuino, maestro della scuola della cattedrale di York, al quale accorrevano numerosi scolari da tutto il continente europeo per ricevere da lui istruzione e formazione. L'imperatore lo incontra a Parma nel marzo del 781 e lo invita alla sua corte per rinnovare la scuola palatina. Insieme a Paolo Diacono e a Paolino di Aquileia guideranno quello che viene definito il risorgimento degli studi dell'età carolingia. La grammatica ne diventa il pernio, seguito poi dalle altre discipline del trivio, retorica e dialettico, filosofia, e del quadrivio, aritmetica, geometria, astrologia e musica, seguite dalle scienze ecclesiastiche. Carlo Magno dispone poi l'apertura di scuole in tutto il suo regno, affidando tale compito alle uniche istituzioni in grado di farlo, monasteri e vescovadi. La disposizione attuativa è contenuta nella Constitutio de Scholis per singola episcopia et monasteria instituenda, inviata a tutti i vescovi dell'impero. Pare assai difficile affermare che essa non sia pervenuta anche al vescovo di Reggio, che così stretti legami ha avuto con Carlo Magno. Non ci si può dilungare, ma nelle trattazioni delle tematiche dei primi volumi salta all'occhio questo rapporto dei vari vescovi con Carlo Magno e con i successori di Carlo Magno.
un passo della Costituzione, la filosofia, più che altro una sintesi di un passo, la filosofia della Costituzione mostra ben chiaro il rapporto tra vita religiosa, pietas, e cultura, intesa come studio e conoscenza del pensiero e delle opere tutte dell'uomo, humanitas, funzionale non solo alla formazione del chierico, del monaco, ma dello stesso laico, il quale, agendo nel mondo, mira lui pure all'essenziale del bene facere che diventa progresso civile e sociale. D'ora in poi, i capitolari carolingi, i concili e i sinodi di ogni parte della cristianità battono sempre più frequentemente sul dovere di istruire già dall'infanzia, aprendo scuole gratuite e preparando maestri. Fra questi concili o capitolari che seguono, un riferimento va fatto al concilio di Aquisgrana dell'816, a cui segue il concilio romano dell'853. Afferma il concilio di Aquisgrana dell'816, stante l'incerto orientamento morale dei fanciulli e degli adolescenti, è bene che essi vengano custoditi ed eruditi. Perciò ogni responsabile di comunità ecclesiale scelga un suo membro che si occupi della loro istruzione e formazione, in modo che tra di essi emergano i futuri ecclesiastici. Per meglio far questo, gli alunni vengono raccolti in un unico ambiente della comunità, dove vivano collegialmente sotto la direzione di un probatissimus senior, che sia nello stesso tempo maestro e testimone di vita. La regola richiama proposte educative proporzionate all'età dei fanciulli. Un altro testo, riferito a San Prospero, i Miracula Beati Prosperi, compilati da un monaco scrittore per iniziativa del vescovo di Reggio Sigifredo, 1031-1049, ci ricordano lo Xenodochio, quindi a proposito di quanto citato prima, della chiesa vescovile e quello della chiesa di San Prospero, dove pure è attestata una scuola. A non oltre un secolo dopo risalgono le prime notizie che danno già esistenti le canoniche di alcune delle più antiche pievi reggiane, quali Castellarano e Campiola. Quindi ci spostiamo dai monasteri, dalla scuola vescovile, alle canoniche e alle pievi. Quindi questa diffusione capillare delle scuole, dei centri di radiazione culturale e di formazione. Nelle superstiti pergamene dell'archivio capitolare di Reggio compare a partire dal 1198 il titolo di magiscola o maiuscola, cioè contrazione di magister scolarum. Il maiuscola avrà particolari riconoscimenti e speciale trattamento economico per poter assolvere gli obblighi dell'insegnamento. Il Concilio Romano dell'anno 826 prescrive al canone 34esimo che in ogni vescovado e in ogni pieve e ovunque se ne riscontri la necessità si stabiliscano insegnanti che insegnino le belle arti ai giovani quale risposta fondamentale a un bisogno primario. Potrebbe essere attualissimo anche oggi nella nostra società. L'insistenza di questo concilio anche sulle arti liberali non dice solo di un interesse alla Chiesa per la cultura letteraria e scientifica in generale, ma attesta anche il ruolo trainante della Chiesa in ordine alla cultura sia ecclesiastica che laicale. Anche dopo l'anno 1000, dopo le invasioni ungariche e normanne, la riforma gregoriana torna ad occuparsi della formazione culturale dei chierici e dell'istruzione. Il Concilio Romano V, anno 1078, celebrato sotto Gregorio VII, recita che tutti i vescovi facciano insegnare nelle loro chiese le arti delle lettere e tutelino il decoro artistico degli edifici. Esattamente ciò che il vescovo di Reggio, Bonsignore, in visita pastorale nel 1112 a Campiola, Bismantoma, trova messo in opera dal solerte arciprete Frugerio. Attestazione della rinascita degli studi dopo l'anno 1000 a Reggio si ha con il vescovo Teuzzone, 979-1030, un lunghissimo episcopato, che fonda il monastero benedettino di San Prospero fuori le mura, restaura quello femminile di San Tommaso. Da una carta senza data ma con riferimento al suo episcopato, si attesta la presenza in Reggio di un Dominicus Magister Scholarum, rara superstite testimonianza di un'attività didattica nella città.
Ancora un Dominicus Magister Scholarum, che questa volta si definisce anche presbiter, compare in due carte del vescovo Sigifredo 1031-1049, datate le carte al 1038 e al 1042. Sotto il suo successore Adalberio, 1053-1060, troviamo un Ioannes Magister Scholarum, che nel 1059 viene ricompensato dall'abate di San Prospero per i servizi che sta devotamente rendendo al monastero della cui scuola è detto docente e responsabile. Con il titolo di Magister Scholarum, infine, troviamo un Onesimo, che nel 1074 sottoscrive un atto del vescovo Gandolfo. Da questi documenti appare già legittimamente inferibile una pluralità di centri scolastici cittadini, ma sotto Sigifredo appare anche la scuola giuridica di Sichelmo, su cui faremo in seguito poi un approfondimento, se il tempo ce lo permette. Il vescovo Eriberto, 1085-1094, è testimone della rinascita culturale canossana, quindi vediamo il periodo dei Canossa, che localmente si esterna nella trasformazione della comunità canonicale di Sant'Apollonio in abbazia cluniacense, con un pregevole scriptorium da cui emerge, e anche qui qualche accenno è stato fatto, il nome di Donizone, cantore di Canossa e di Matilde e della sua opera. Anche l'abbazia di Marola conserva nel suo cartolario tracce di una notevole attività culturale nella scuola di lettere. Da una pergamena abbaziale del 26 marzo 1203 veniamo a sapere che c'era chi si dedicava alla scuola e raccoglieva fanciulli, e da altra pergamena, 7 marzo 1194, che il monastero concede in uso vitalizio una pezza di terra sita in Gombio a un certo maestro Albertino, probabilmente collaboratore dell'abbazia, quindi attestazione di personale laico stipendiato. Le scuole pubbliche reggiane dei secoli XII e XIII. L'esempio della Chiesa è imitato dal comune in questi secoli, dal comune cittadino che muove i suoi primi passi già attorno al 1130 avvalendosi di esperti del diritto, come quell'Alberto Cambiatori che nel 1183 lo rappresenta nella trattativa per la pace di Costanza e il Guasco definisce insigne rettorico e giureconsulto. Nel 1188 il comune stipula un contratto con Jacopo da Mandra, che stipendiato dal comune si impegna a tenere scuola a Reggio e a trasferirvi i suoi scolari. Il documento non dice che cosa Jacopo insegnasse né dove insegnasse prima, ma è parere comune degli studiosi che insegnasse il diritto, proseguendo l'esperienza di Sichelmo e anticipando quella di altri illustri studiosi del diritto che insegneranno a Reggio fin verso la metà del XIV secolo, in quella che sarà una vera e propria università, uno studium generale, adibita al rilascio di titoli di laurea, o meglio di una licenza ubique docendi, come ben emerge dagli studi in merito di Ugo Gualazzini. Materia principale sarà sempre il diritto, anche se il Tiraboschi dimostrerà, adducendo un documento del 1315, che in essa si insegnava anche astrologia, filosofia naturale, medicina, cancelliere era lo stesso vescovo di Reggio, cui spettava rilasciare le lauree. Tra i primi più illustri docenti, Tiraboschi e Panciroli, ricordano l'arcidiacono Guido da Baiso, Guido da Suzzara, Accorso Reggiano, Jacopo Colombino, tutti stipendiati dal pubblico in denaro contante o, come nel caso di Guido da Suzzara, con l'attribuzione di uno o più benefici. Gli stessi e altri docenti di fama sono ricordati dal Gualazzini, Accurzio da Reggio, Mobono, Morisio, Jacopo d'Arena, Bernardo Talenti, Jacopo di Colombo. E va anche ricordata la figura stessa del vescovo Decretorum Doctor Enrico Casalorci, 1302-1312. Nel 400 a Reggio appare ormai decaduta l'università cittadina, sia in ragione della grande crisi della metà del XIV secolo, sia per l'emergere dello studio ferrarese, al quale, dopo il ritorno di Reggio al dominio estense, 1409, accorrono gli studenti reggiani. E ciò nonostante, nel 1401, proprio a Reggio, ma non tutti gli storici accettano la notizia, approda Crisolora di Bisanzio per aprirvi la sua scuola di lettere latine e greche.
Se nella storia del Guasco il 400 reggiano si arricchisce di diversi nomi di poeti laureati, Tommaso Cambiatori, Gabriele Malaguzzi, Valeri, Lodovico Carboni, fino al grande Matteo Maria Boiardo, che a imitazione della corte ferrarese coltivano le rime cavalleresche, gli archivi locali ci danno anche nomi di magistrati, come Antonio Sandei, che riscuotono il plauso del pubblico per il senso di equità e umanità con il quale applicano le fondamentali leggi romane. Il figlio di Antonio Sandei, Felino, nome datogli perché nato a Felina, trarrà da lui e dalla sua esperienza reggiana quell'amore per lo studio del diritto che lo porterà a essere uno dei maggiori canonisti della seconda metà di questo secolo. Appare assai difficile negare l'influsso culturale, l'esempio pastorale, di personaggi e quali i vescovi e reggiani di questo periodo. Ne cito alcuni: Lorenzo Pinotti, 1363-1379, giurista e pubblico lettore di leggi in città, prima di diventare vescovo. Tebaldo da Sesso, 1394-1439, maestro del Ius Civilis, ricordato per l'esempio di pietà, innocenza di vita e santità. Giacomo Antonio della Torre, 1439-1444, uomo dottissimo e laureato in teologia, filosofia, arti e medicina. Battista Pallavicino, 1444-1466, già alunno di Vittorino da Feltre, dottissimo umanista, ricercatore di codici antichi, e non cito le opere che ha pubblicato. Bon Francesco Arlotti, 1477-1508, reggiano, di famiglia, dedita all'insegnamento delle arti liberali e del diritto, letterato e giurista, compilatore degli statuti comunali, insegnante a Bologna e a Ferrara, dove si è dottora in teologia, medicina e in tutte le facoltà di quello studio, tra i suoi discepoli Lorenzo il Magnifico. Un approfondimento sulla figura di Sichelmo e sullo studio. Quindi, inquadramento della tematica, nella Reggio precomunale del secolo XI si muovono già fermenti della rinascita sociale e culturale che caratterizzerà il secolo successivo. L'arcidiacono Sichelmo insegna a Reggio il diritto romano giustinianeo, con quasi un secolo di anticipo rispetto alla futura Università di Bologna. Il suo studente, Anselmo da Besate, ne lascia testimonianza chiara con i propri riferimenti alle istituzioni di Giustiniano apprese a tale scuola. Il complesso mondo canossano fa da sfondo alla rinnovata necessità di un indirizzo all'altezza della reale situazione di una delle maggiori concentrazioni private di beni e risorse economiche, tali da poter tener testa all'imperatore stesso, non solo sui campi di battaglia. Un governo al femminile, Beatrice e Matilde, protrattosi per vari decenni, e la tutela dei beni della Chiesa predati dai signori di ogni rango costituiscono altri elementi di questo sfondo tributario del diritto romano, prima per motivi sociopolitici che accademici. Quindi la cura degli interessi un po' di questa famiglia. Chi però fosse Sichelmo è arguibile solo dalle poche menzioni che ne fa il suo allievo Anselmo da Besate, quindi i dati personali, biografici di questa figura sono scarsissimi. Documenti chiave sono la lettera con cui Anselmo chiede a Drogone di Parma, maestro di Sichelmo, di controllare e correggere la sua opera intellettuale prima di presentarla presso la corte imperiale, e la dedica dell'opera stessa all'imperatore. In tali scritti Sichelmo è lodato per capacità e meriti e celebrato per la sua retorica pari a Cicerone e le conoscenze giuridiche quasi un giustiniano. Sichelmo pare abbia esercitato la propria docenza al di fuori della scuola capitolare cittadina. Si spiegherebbe in tal modo la qualificazione di scuola laica attribuita alla sua attività da vari studiosi. Gli autori indugiano però nel contrapporre la sua posizione di docente a quella di altri personaggi ancora più oscuri del tempo, conosciuti col titolo di Magiscola, Domenico e Giovanni, appunto, 1038-1059, come appaiono in alcuni contratti delle carte del monastero di San Prospero, che conoscono anche lo stesso Sichelmo. Anselmo da Besate, colui che appunto ci fornisce queste piccole informazioni su Sichelmo,
è detto anche il peripatetico. I dati che ci giungono dalla sua persona sono gli unici a riguardo della scuola da cui ricevette la propria formazione e del suo maestro Sichelmo. Egli, Anselmo, era attivo presso la cancelleria episcopale di Bamberga nel 1045, passato poi alla cancelleria del Regno d'Italia del 1047, cappellano dell'imperatore Enrico III dal 1048 al 1050 circa. Nella lettera a Drogone compaiono le notizie riguardo a Sichelmo e del suo insegnamento a Reggio, come detto prima. La circostanza indicata da Anselmo e la sua lettera mostrano l'evidente desiderio del giovane nobile longobardo di ingraziarsi un famoso maestro che non conosceva personalmente, tanto da ricorrere alla romanistica Mancipazio per passare dal gruppo degli studenti reggiani a quello dei discepoli diretti di Drogone, famosi in tutta Europa. Anselmo proveniva da famiglia nobile longobarda di area pavese. Parente di molti vescovi, compì i propri studi di base probabilmente a Pavia, recatosi poi a Milano per gli studi ecclesiastici e l'ordinazione. In seguito si trasferì a Reggio a completare la sua formazione in vista della carriera ecclesiastico-imperiale. Alla scuola di Sichelmo, infatti, accorrevano anche studenti forestieri, spinti ad abbandonare la loro città, spesso dotate come Pavia di buone scuole di arti liberali, per prepararsi meglio alla loro futura carriera al servizio delle autorità laiche o ecclesiastiche, in un momento in cui era notevolmente aumentata la richiesta di persone in possesso di una buona padronanza della lingua e di un'adeguata conoscenza delle consuetudini cancelleresche e dei testi giuridici. È certa la parentela coi Canossa e con altre famiglie nobili longobarde residenti sia a Parma che a Lucca. Desta tuttavia interesse che invece di trasferirsi a Parma, alla scuola di Drogone, ben più celebre che quella del reggiano Sichelmo, egli abbia optato per la scuola reggiana. L'ambiente reggiano era certamente molto particolare in materia giuridica e offriva elementi locali di specifica portata e legittima autonomia. La città di Reggio va poi considerata secondo alcune altre caratteristiche di tutta peculiarità. Prima tra tutte il suo rapporto con il mondo ravennate, a cui ancora nel secolo X era fortemente connessa, visto che Ottone III aveva riconosciuto la giurisdizione dell'arcivescovato di Ravenna sull'episcopato reggiano. Ciò rende ragionevole la conoscenza a Reggio dell'opera giustinianea, che non può essere sparita completamente dalla circolazione con la caduta dell'esarcato. Circa l'importanza scolare del tempo, va considerata che fino alla metà del XII secolo non esistono studi, ma scuole di arti liberali, oltre alle scuole capitolari. È pertanto plausibile che le singole scuole avessero differenziato il proprio insegnamento in base alle competenze dei loro magistri. Bologna in grammatica filologia, Parma in dialettica filosofia, Reggio in retorica diritto. Di fatto per Damiani da Ravenna verrà a studiare filosofia a Parma, Anselmo da Besate verrà a Reggio per il diritto. E concludo, l'insegnamento romanistico reggiano di Sichelmo, 1035-1077, è senza dubbio precedente a quello bolognese e costituisce uno dei principali poli giustinianei medievali secondo la struttura didattica del Trivium, quando ancora studia ed universitates erano di là da venire. Le ragioni della politica tributaria imperiale hanno però fatto sì che lo studio del diritto romano giustinianeo, quotale, a Reggio, cedesse allo studio del diritto imperiale a Bologna, al quale i testi giustinianei furono strumentalmente ridotti per l'onnipotente ragion di Stato, quella stessa che porterà Ubizzo d'Este a chiudere per imperio lo studium giuridico reggiano al momento della sua salita al potere. Ovviamente poi questi fermenti culturali, questa presenza nel territorio, come accennavo all'inizio, proseguono nei secoli successivi, soprattutto, ma non solo, con l'opera dei gesuiti presenti a Reggio, nel territorio reggiano, in alcuni centri nevralgici, Novellara, Mirandola, Fabrico, e avanti ancora con alcuni personaggi in particolare, che si mettono in evidenza per la loro attività culturale. Traggo dall'opera Grasselli Ferrari semplicemente i nomi.
Antonio Vallisneri, 1661-1710, Lazzaro Spallanzani, 1729-1779, Bonaventura Corti, 1729-1813, Paolo Assalini, 1759-1846, Filippo Re, 1765-1822, Paolo Ruffini, 1765-1822, Giambattista Venturi, 1746-1822, Leopoldo Nobili, 1784-1835, Giuseppe Bertolini, 1790-1855, Angelo Secchi, 1818-1878, Antonio Galloni, 1794-1855, Gaetano Chierici, 1819-1886. Personaggi, questi 12 appena elencati, che spaziano in tutti gli ambiti della cultura, dalla scienza alla tecnica, alla filosofia, alla storia, all'archeologia. Grazie.